Mazzola. Allora, hanno già chiamato il 315? Inizia all'alba lo show di Grillo, in attesa che aprano i cancelli alle 8. Con lui ci sono Di Maio e Casaleggio. All'indomani delle voci su un suo distacco dall'M5S, il messaggio di oggi è chiaro: il movimento c'è ed è compatto. Ma il cambiamento c'è stato, l'apertura alla società civile, la caccia ai nomi noti per i collegi uninominali. Siamo nella fase adulta, dice il fondatore. Di Maio rilancia, vogliamo andare al governo. Di fatto un esecutivo di tecnici. Politici tecnici, spiega Grillo. È sempre stato così, dietro un politico c'è uno staff di tecnici, ma il nostro esecutivo, annuncia, sarà davvero diverso e gela l'ipotesi di convergenze sul programma, come evocato nei giorni scorsi dallo stesso Di Maio, con le forze politiche tradizionali, nel caso il movimento non raggiunga la maggioranza da solo. Farete una maggioranza con chi ci sta? Ma perché fate domande che non hanno senso? Cioè, è come, non so, è come dire a un panda se un giorno potrà mangiare della carne cruda. Perché fate così? Perché in Parlamento poi le forze politiche sono queste. Oh, bambù, cuore di bambù. Siamo gli unici proiettati nel futuro, dice Grillo, con riferimento al voto online. Se ci sono stati errori nelle parlamentari, recupereremo, assicura. Photo opportunity ad uso e consumo degli elettori con il nuovo simbolo, che non appartiene più a Grillo ma all'associazione Movimento 5 Stelle. Sparisce la dicitura movimento5stelle.it, che aveva già sostituito beppegrillo.it. Arriva il blog delle stelle.it e oggi a Pescara il villaggio Rousseau, una specie di scuola di formazione politica.